Su una collinetta, una romantica fanciulla sta sfogliando una bella margherita. Mamma non mama, mama non mama, mama non mama. Allora sale un baldo giovane, la prende per mano e se ne vanno via felici. L'indomani, la stessa romantica fanciulla sale sulla stessa collinetta e con la margherita in mano comincia a dire mamma non mamma, mamma non mamma. Due ragazze stanno parlando insieme, finché una si accorge che c'era un ragazzo carino che la stava guardando. Allora si le volge all'amica e le dice: vedi quel ragazzo di là, se ancora mi fissa ancora una volta vado là e gliene dico quattro. Allora l'amica le dice: brava, brava, e che cosa gli dici? Gli dico nome, cognome, indirizzo e telefono. Il marito accoglie la consorte al rientro a casa. Ciao cara, dove sei stata tutto questo tempo? Allora risponde la moglie: all'istituto di bellezza. Allora il marito, guardandola: e l'hai trovato chiuso? Un uomo a cui era morta la moglie in un incidente stradale si trova con l'impresario delle pompe funebri per decidere i particolari della sepoltura. Ad un certo punto l'impresario si rivolge all'uomo e gli chiede: allora come la vuole la cassa? Risponde l'uomo: chiusa bene. Un signore dice a sua moglie: sai cara, ho pensato che questa sera non potrai venire a teatro con questa tua vecchia pelliccia. Allora la moglie: davvero caro? Esclama tutta contenta. E com'è che hai risolto il problema? Ho comprato un biglietto solo. Un signore vede una bella ragazza per strada e senza conoscerla si avvicina a lei e le dice: signorina, a vederla sorridere mi viene voglia di invitarla da me. Allora la signorina, tutta scombussolata: ma che sta dicendo? Per me lei è un insolente. Allora risponde l'uomo: no signorina, sono dentista. Un'amica dice all'altra: purtroppo io col mio ragazzo ho dei grandissimi problemi. Che problemi hai? Risponde l'altra amica: ho dei problemi che non ci capiamo affatto. Ah sì? Sì, perché la settimana passata io gli ho detto: guarda che io non ti voglio più vedere. Ah sì, e lui che cosa ha fatto? Lui ha spento la luce. Thank you.